Buonasera amici di Basket Time, ben ritrovati, trentesima puntata della nostra trasmissione e diciamo che volevamo essere probabilmente qui con la migliore delle ipotesi, che sarebbe stata quella di andare a sbancare il tagliercio, prendere il fattore campo della serie, e Reggio ce l'ha fatta con una gara 1 che abbiamo definito anche nel post partita forse la più solida della stagione, sicuramente quella meglio giocata se guardiamo entrambi i lati, difesa e attacco. Reggio ha sbancato il tagliercio, lo ha fatto meritatamente nonostante la paura finale, perché Venezia più di canestri trovati che di reale solidità era tornata a 74 pari con la schiacciata di Cabenghele, ma Reggio poi lì ha dimostrato ancora una volta che in questa serie c'era e come, c'è e come. 8-0 di break, mettendo in grande difficoltà Venezia e battendola sul suo campo. 1-0 ieri sera invece al tagliercio. Altra musica, Venezia ha messo 10 volte in intensità di più nel primo tempo, però Reggio è stata sotto 10, 15, anche 20 punti, ma nel finale con un quarto spettacolare di Langston Galloway da 19 punti. È una Venezia che sembra, l'abbiamo definita, una cassa di dinamite su una miccia, no? C'è solo la cassa che per adesso isola la dinamite da questa miccia. Venezia si è sciolta completamente e Reggio è arrivata al meno 6, con addirittura il possibile rimbalzo per attaccare per il meno 4 e il meno 3 quando mancavano 3 minuti, quindi partita completamente riaperta. Brava Venezia poi a chiuderla, Reggio forse un po' frettolosa, ma è chiaro che la rimonta si paga. Ma Reggio c'è, chiude le prime due partite al tagliercio con uno strappo di energia e adesso si torna al Palabigi. Quindi tanti gli argomenti, siete già carichi perché abbiamo visto oggi anche dai social che l'atmosfera è pronta a essere calda, parleremo di quello che è stato, parleremo di quello che sarà. Vi ricordiamo che è in corso anche la seconda parte delle gare 2, vale a dire Milano-Trento e Brescia-Pistoia. Milano-Trento è quasi, anzi all'intervallo, ma direi che è in stradata, questo è il tabellone. Insomma, i playoff sono cominciati, ci fa molto molto piacere per adesso che siano iniziati alla grande. Stasera miei compagni di viaggio, Pietro Chierici, ciao Pietro, ben ritrovato anche a te. Ciao a tutti, ciao Alessandro. E torna a trovarci coach Ligabue, ciao Liga, ben ritrovato. Grazie a voi per l'invito. Liga, per la prima volta penso dopo una vittoria anche, tra l'altro. In realtà è dopo una sconfitta, abbiamo perso, però mezza. Però abbiamo mitigato, dai, va bene. Abbiamo va mitigato. Bene, va bene, va Liga, bene. Abbiamo detto, dovevamo essere qui. Nel migliore delle ipotesi andare sull'1-1 sarebbe stato veramente il sogno bagnato, come si dice. Reggio ha fatto una grande partita in gara 1. Ieri sera è stata una partita dove oggettivamente Venezia, abbiamo detto, ha messo molto di più, ma non è una Venezia che ci ha dato l'impressione di poter stritolare Reggio. Che valutazione hai dato di queste due partite? Che valutazione stai dando di questa serie? Allora, innanzitutto, come hai detto tu, gara 1 è stata la più solida a livello mentale, attacco-difesa, credo che abbia fatto Reggio dall'inizio dell'anno. Erano realmente sul pezzo. Gara 1, io credo che obiettivamente Reggio a livello difensivo abbia torto tutte le certezze di Venezia, gli ha fatto rallentare il gioco. Reggio ha giocato al ritmo che voleva e Venezia si è dovuta adattare il gioco forza. Credo che le prime tre azioni offensive di Venezia e di Reggio abbiano dato la certezza a Reggio di essere sul pezzo ed essere pronta per giocare. Due bombe di Gallo in attacco su tre azioni e tre stop difensivi di Black su Cabenghele. E a quel punto lì Reggio ha detto, bene, allora noi ci siamo, loro vogliono andare dentro, noi li stiamo arginando, di là abbiamo i giocatori che fanno canestro e hanno preso fiducia. Hanno sempre tenuto il pallino in mano, era ovvio che nella finale Venezia avrebbe provato a rientrare, ha cercato più coi singoli che di squadra e ha impattato la serie, la partita nell'ultimo minuto, ma Smith ha dimostrato che insomma nel finale ci poteva saper fare, e bene così, ribaltato il fattore campo. Nella seconda gara io ho degli amici, la chiamo la Ligabue Tennis Academy, con degli amici che gioco a tennis, sono tutti abbonati a Luna Hotels, facciamo i pronostici col divario, gara 2 tutti i pronostici erano dai meno 10 al meno 24, più o meno, perché Reggio ha delle fragilità in trasferta, le ha sempre dimostrate durante tutto l'anno. Venezia doveva reagire per forza, la partita più o meno si è incanalata sul meno 10, meno 15, e diciamo che fino a 5-6 minuti dalla fine poteva essere prevedibile una partita di quel tipo. Reggio però secondo me ha dato un bel segnale, perché di solito si scioglie sempre, si è sempre sciolta o la maggior parte delle volte, e invece ha continuato a lottare pur non facendo canestro,
pur avendo delle difficoltà, perché se andiamo a vedere, a parte la fiammata di Galloway, i migliori sono stati Gergari, Uglietti, Chillo, molto bene Grant da 4 nell'ultima parte, però non sono le prime viole, se vuoi vincere la partita la devi vincere con gli altri. Però sono stati lì, sono stati lì. Atkins è stato al limite del presentabile, Vitali non ha fatto canestro, Smith non ha fatto... Sì, sono stato bravo, sono stato buono. Smith non è stato purtroppo quello di gara 1, ma non pensavo neanche, perché deve riprendere anche un pochino ritmo e ci sta, certo, che in due partite così ravvicinate non speravo potesse essere quello di gara 1, ma non è così. Però ha dato un bel segnale e si è visto che questo segnale Venezia lo ha patito, perché ha dimostrato di avere delle fragilità, credo interne, di gruppo e di squadra, che hanno permesso a Reggio di capire che sono nella serie, non è stata una casualità se hanno vinto gara 1, e secondo me hanno piena consapevolezza che se giocano al loro meglio hanno chance realmente di passare il turno in gara 4, tra gara 3 e in gara 4 davanti al nostro pubblico. Pietro, ai punti questa serie, queste prime due partite della serie le avrebbe vinta Reggio, perché ha dominato gara 1 e l'ha dominata, perché Venezia non ha mai trovato il canestro del meno, penso non si è mai tornata a meno 4 prima dello bel break finale dove è tornata pari, è stata spesso sotto di 9, di 10, e questo break finale comunque gli ha messo paura, il pubblico aveva paura, Venezia aveva paura, Spacchi ha chiamato due time out di fila, insomma è una serie che io per primo non mi aspettavo potesse già andare in questa direzione, che non vuol dire che Reggio è favorita, lo ripetiamo, Reggio probabilmente dovrà giocare un'altra partita come gara 1, anzi altre due partite come gara 1 per provare a portare a casa la serie, però nessuno avrebbe mai sperato che ci fosse questo equilibrio in queste due partite. Reggio lo ha dimostrato giocando partite toste. Allora, premesso che siamo negli ultimi 80 metri in una gara di atletica dove secondo me adesso Reggio deve andare in apnea e provare a non tornare a Venezia e sfruttare questa occasione. Quello che è successo ieri è che Reggio ha messo un tarlo a Venezia, lo diceva anche Filippo Bartoli ieri, che è un bel tarlo. Lo avevamo detto anche a Basket Time, cioè Venezia giocava con una paura, ovvero tornare al Palavigi sull'1-1, cioè meglio andare al Palavigi, tornare nel senso che ci ha già giocato e ha perso, perché sa che vincere al Palavigi è molto complicato e le sue paure si sono realizzate. Hai detto bene, è una squadra sull'orlo di una crisi di nervi, però Reggio si è dimostrata solida, una squadra solida che, come nelle ultime partite, è più facile che vinca una partita a ritmo controllato rispetto a una partita ovviamente lanciata verso i 100 punti, però quello che abbiamo visto nelle prime due gare sono frutto di una partita a scacchi iniziata da Priftis e per ora vinta da Priftis, perché in gara 1 c'è stata già una novità molto grande dal punto di vista tattico, ovvero abbiamo cambiato difesa. Sì. Abbiamo scelto una difesa un po' più contenitiva sul pick and roll e questo già ha sorpreso Venezia. I primi giochi già si vedeva loro che facevano uscire molto veloce la palla perché pensavano che il lungo uscisse fuori e invece sono rimasti un po' sorpresi. Questo ha generato una grande difesa dell'area e una poca efficacia dal punto di vista sul pick and roll di Venezia, e già questo ha fatto incrinare un po' alcune certezze, e quella era una certezza perché Reggio non ha mai cambiato la difesa in 30 partite di regular season e quindi questa ovviamente era una mossa inaspettata. Per il resto cosa abbiamo visto? Abbiamo visto in attacco una Reggio molto invece efficace sul pick and roll grazie a Smith e a Langston, ma anche molto solida sui secondi possessi, ovvero riuscire a generare un numero di punti da tiro sbagliato importante, cosa che invece non ci è riuscita a gara 2. 17 da seconda opportunità. Il più grande aggiustamento che ha fatto Venezia in gara 2 invece è stato a livello di intensità. Quello che è il dubbio che spero che abbiano loro e invece la certezza che spero che abbiamo noi è che quell'intensità in trasferta, sia perché
inevitabilmente cambierà il metro arbitrale, e questo magari dopo ne parliamo, e perché ovviamente, insomma, un conto è fare un certo tipo di partita in casa e un altro invece è stare sempre su di giri quando sei lontano dalle mura amiche. Però una intensità che Venezia Liga ha messo pronti via, primo quarto è stato oggettivamente due livelli di differenza, con Tucker che ha fatto capire che non era in ferie, perché è andato dentro subito, ha preso il fallo da Black, ha provato ad andare a schiacciare, quella gran schiacciata, pubblico invisibilio. Poi però lì dimostri che non sei mentalmente pronto a farlo per 40 minuti, quando nel secondo tempo, piano piano, vuoi anche per il punteggio, vuoi perché pensi che la serie sia lunga, crolli, ma crollare come intensità non vuol dire fare tornare una squadra al meno 6. Lì Venezia forse fa capire che tatticamente, finché c'è il pubblico, finché c'è una schiacciata di Tucker, finché Cabenghele mostra i muscoli e Black non c'è, perché Cabenghele con Black è una roba, Cabenghele senza Black banchetta, al netto del fatto che Momo ha fatto una super partita in gara 1, però sono caratteristiche diverse. Lì secondo me Venezia ha capito che o gioca veramente testa bassa 40 minuti, e io non so se Venezia riesca a farlo, altrimenti Reggio in questo momento tatticamente secondo me è avanti. E come dicevamo prima, come ha detto anche Pietro, a livello tattico credo che lo staff tecnico reggiano abbia incrinato un pochino le certezze che poteva avere Venezia, costringendola a pensare tanto, a dover fare cose su cui magari non era così pronta, perché Reggio, come abbiamo detto, ha variato la difesa e tutte le volte che sono andati in roll si sono trovati Black che difendeva l'area. E non nego che obiettivamente i primi due falli in 2 minuti e mezzo di Black in gara 2 possano essere stato comunque un fattore, certo, che ha condizionato positivamente la partita di Venezia e negativamente la nostra. Anche perché, insomma, nella seconda partita Faye ha fatto decisamente più fatica, e la squadra comunque con Black aveva anche una profondità offensiva migliore, in quanto sono riusciti a servirlo decisamente meglio, o riusciva a farsi servire meglio rispetto a Faye. Credo che magari i 4 tiri liberi che ha sbagliato Faye l'abbiano un pochino condizionato, ricordiamoci sempre che è del 2005, e sì, quindi in alcune situazioni... Che è la seconda gara di playoff. Appunto. Però Venezia ha aggredito tantissimo, ha indirizzato la gara come voleva, assolutamente. Credo che però Reggio abbia agevolato un pochino questo, in quanto essendo partiti un pochino più molli e ha perso troppi palloni rispetto a gara 1 e ha generato quelle corse o transizioni e o i tiri che hanno preso spesso in transizione o altri giocatori. Sims ha tirato 2 volte dall'angolo strasolo, ma ha sbagliato in gara 1 tutto questo spazio per tirare, i tiratori non ce l'avevano, quindi è cambiato anche il ritmo, perché Reggio da palla persa generava corsa dalla parte di Venezia. Quando la partita si è un pochino normalizzata, nonostante i 19-21 punti di vantaggio, Venezia dava l'idea di aver perso un pochino il filo e vivacchiava arrivare fino alla fine. Dicevano basta questo. Appena Reggio ha cambiato qualcosina a livello di intensità, Venezia ha fatto fatica a reagire. E credo che questo sia, ripeto, come ho detto nel primo intervento, una bella maniglia dove aggrapparsi per Reggio, per andare a minare le certezze di Venezia, che dimostra di essere sì una squadra con deciso talento, ma con anche un equilibrio veramente sottile. Nervosismo, tensioni, anche le facce dei giocatori tendono, avete visto, ognuno cercava di gasare il pubblico e sbloccare il pubblico, ma sembravano tutti carichi, un po' fini a se stessi, certo, un po' meno squadra. Giusto. Reggio in questa situazione invece si vede che è un po' più gruppo, questo non vuol dire che Reggio vincerà la serie, però sotto questo aspetto Reggio sembra di avere delle fondamenta un pochino più solide a livello di gruppo, e tante volte in una serie così ravvicinata la solidità può fare la differenza. Questo tema ci ritrovo molto. Allora, dopo lo scazzo, diciamo così, palese, violento, anche perché inquadrato, noi eravamo là e lo guardavamo, ma so che è stato ripreso dalle telecamere praticamente dall'inizio alla fine, anzi, mancato proprio il pezzo finale in cui Tucker manda palesemente a quel paese il proprio allenatore, ma lì la telecamera aveva staccato, quello lì è stato un segno che secondo me non è
come ho letto ieri sera, ne abbiamo parlato anche nella Car Edition, a proposito, vi ringraziamo perché ieri sera è stata seguitissima, la potete trovare sull'Instagram di Basket Time per chi non l'avesse vista. Vi ricordo che sono commenti a caldo, quindi è un po' meno edulcorato di quello che facciamo qui, il concetto, per chi non l'avesse ancora vista. Dicevamo, qualcuno ha detto sì, ma attenzione, perché le fratture interne a volte sono un detonatore. Vero, ma quella non è una frattura interna, cioè lì è stata una roba completamente fuori da ogni logica. Cioè, secondo me lì il giocatore ha reagito a una condizione di difficoltà, l'allenatore ha reagito al proprio presidente che dall'altra parte del campo tutto il primo quarto si sbracciava così e faceva così, ma continuamente, poi rideva e poi si girava verso il pubblico come dire io l'ho detto. Metti il 7, chiama time out. A metà del terzo quarto Brugnaro si è alzato, quando Spacchia ha chiamato time out, ha fatto tutto il parterre venendo dietro la nostra postazione eccetera, dicendo praticamente tutti ma l'avevo detto quello che doveva chiamare time out, ed è andato via e non è più tornato. Secondo me l'allenatore lì si è sentito un po' umiliato, perché comunque Venezia era più 12 più 13, quello scazzo lì secondo me è stata un po' l'esplosione di tutto. Casarin che passa davanti alla postazione di Brugnaro e Brugnaro gli urla chiamiamo time out, Casarin corre dagli assistenti e gli dice abbiamo due time out. Ragazzi, non si può vedere una roba del genere, cioè io fossi un allenatore direi guardate, posto così, io me ne vado, non adesso però, facciamo finire la stagione e andiamo via. Tucker è tornato in campo dopo, è stato tolto, ha avuto da contestare ancora, stavolta senza nessuna diatriba con l'allenatore. Spacchia lo ha rimesso in campo a 25 secondi dalla fine, a partita finita, come per dire vatti a giocare gli ultimi minuti. Dopo questa diatriba violenta, ragazzi, sono arrivati veramente a naso, Parks ha cominciato a incitare il pubblico a far così, ma il pubblico non gli interessava molto alzarsi in piedi, il pubblico voleva capire cos'era successo. Insomma, io Pietro ho visto una squadra che è una bomba pronta ad esplodere, che esplode nei quarti, che esplode in semifinale, però questa Venezia a me sembra che sia una squadra che ha poco futuro dal punto di vista di queste partite, che insomma batterà Reggio di talento, di intensità, ma non ha la minima possibilità di andare oltre i quarti di finale, secondo me. Cioè le semifinali dovesse qualificarsi. Ecco perché dobbiamo approfittarne, dobbiamo fargli sportivamente paura, far capire a Tucker, gli ho detto che se va a schiacciare, prova a schiacciare, si becca una stoppata, un fallo duro, in modo che si capisca subito che al Palabigi non c'è il pubblico attorno che ti gasa. Ecco. Sì, io concordo. Se avete visto le ultime partite di regular season di Venezia, dicevano questo. Parlavano di una squadra che aveva abbandonato le prime quattro, perché diciamoci la verità, nella prima parte di stagione c'era un campionato fatto dalle prime quattro e un campionato da tutte le altre o altri due campionati. Tra l'altro Venezia è entrata da prima in Coppa Italia. Sì, che figura. Dopo però è cambiata la musica. Ecco, esatto, adesso questo non me lo ricordavo, però questo dice quello che... Che stavi dicendo tu. Esatto, no, ma è sintomatico, ecco. Quindi una squadra in difficoltà, i tifosi l'hanno capito e stanno un po', fra virgolette, facendosi tante domande anche sul futuro del roster, questo via, questo non voglio più vedere, eccetera, eccetera, leggendo un pochino in giro. E Taliar c'è un ambiente scarichissimo, ad eccezione del primo quarto. Ecco, l'unico aspetto che secondo me noi dobbiamo ponderare bene è il fatto di quanto loro siano abituati a giocare una partita in rissa, diciamo così, nel fango, bravissimo, perché l'avete visto, cioè avete visto come si è finito il primo tempo con Vitali e Tucker che si spingevano, altre situazioni di Spisso e Weber, insomma bisogna stare attenti perché è una squadra che è in crisi. Non bisogna secondo me, metterla in una zona di comfort dove praticamente forse è più il beneficio che ne trae lei rispetto al beneficio che ne trai tu. Da questo punto di vista, però, devo dire che quello che è successo ieri è incredibile. Nel senso che io di
litigi fra allenatore e giocatori ne sono successi tantissimi. Poco prima Atkins, uno molto simile, veramente molto simile alla Unipol Arena fra Antimo Martino e Sutton, che appunto si sono mandati a quel paese quasi nella stessa maniera, con, diciamo così, anzi quasi nella stessa maniera, perché di fatto Spaia gli ha detto alla fine siediti oppure vai via, no? Che era la stessa cosa che aveva detto Martina Sutton, e Sutton si è seduto. C'è da dire una grande differenza, che Tucker stava facendo una super partita e la Reyer era in super controllo. Io mi chiedo, per crearsi questa situazione in quello stato di super comfort, evidentemente ci sono delle storie tese che arrivano ben ben prima. E quando sono queste cose si fa fatica a metterle via. Poi è chiaro che a Tucker per il contratto della prossima stagione non conviene dare uno schiaffo a Spaia, e questo siamo tutti d'accordo. E stessa cosa l'allenatore di Venezia, in una situazione in cui è 1-1, non è 0-2 o 0-3, a maggior ragione, gli conviene insomma dire va bene, abbiamo fatto la pace. Però è Venezia ha messo 2-3 volte la foto di loro due abbracciati, l'ha riportata anche come grande, storia. Grandi amici. No, però mi è sembrato che, cioè, abbiano detto, oh, ragazzi, noi stiamo tranquilli, se non ci fosse stato niente, perché hai detto di litigi ce ne sono stati poco prima, Atkins e Priftis si sono beccati in maniera decisamente meno intensa. Atkins ha ascoltato, Priftis però era molto violento verso Atkins, dopo è volata una cravatta, qualcuno ha detto oddio che è successo, in realtà semplicemente Priftis ha dato la mano così ad Atkins e poi gli è rimasta in mezzo la cravatta, non è stato uno strappo di Atkins alla cravatta, ci mancherebbe altro, però insomma di queste cose ce ne sono. E secondo me è stato anche bravo Priftis ieri a gestire questa cosa, perché Atkins ieri ha fatto veramente tutto per far perdere le staffe a tutti. Detto ciò, questa è una roba che non è normale, non è, come dicevo prima, una roba come Sassari dello scudetto, dove i giocatori erano nello spogliatoio, si attaccavano al muro, ci raccontava Pasquini a febbraio, ma poi hanno fatto quello che hanno fatto. Qui è palese, qui ragazzi ci sono dei giocatori che fanno le facce quando escono, c'è Brooks, tu Liga l'hai detto, cioè è in panchina così, guarda la partita, Brooks. Mi mette tristezza. L'unico momento in cui è stato attivo è quando l'hanno inquadrato dopo il famoso scazzo tra Tucker e Spaia, che era lì che stava cercando di rabbonire Tucker e farlo ritornare in sé per cercare di dire ok, ti sei nervosito, quindi stava facendo da terzo assistente, perché ormai era legato là in fondo con la faccia triste, sì, secondo sì. Me sembra il tapiro di Striscia la Notizia. Tessitore ci ha provato anche nel riscaldamento a caricare la squadra, lui ci prova un po' da leader a tenere unita una squadra, però mi sembra che insomma molti tifosi l'altro giorno si lamentavano del fatto che per esempio tante facilonerie, tanto divertimento, tanta allegria, i giocatori che ballano, cantano l'inno, fanno gesti in continuazione tra di loro, ridacchiano, poi quando è ora di reagire però poi non ride più nessuno e questi sono piatti. Ecco, secondo me la verità sta nel mezzo. Venezia, adesso stiamo parlando come se fosse una squadra che è retrocessa, derelitta, resta una squadra di grande talento, una squadra che se mette l'intensità che ha messo ieri, la serie è finita. Dicevamo però che insomma questi problemi tecnici di solito non li risolvi da una partita all'altra, perché le serie sono dei grandi aggiustamenti. Un aggiustamento è diverso da dire adesso ci mettiamo lì seduti e facciamo una partita solida. Insomma, io non la vedo una squadra così solida, anche perché non si capisce, a parte Cabenghele, di chi sia questa squadra. Una volta era di Tucker, adesso non lo so. La leadership in una squadra del genere dovrebbe riuscire a essere diffusa, ma vedendo le facce che ci sono, la leadership non riesce a essere diffusa. Sembrano tanti bei giocatori messi insieme, ma con un equilibrio precario, che non siano così squadra, capaci di grandi esplosioni e possono fare partite in cui ti possono nascondere la palla, perché sono profondissimi, sono forti a livello tecnico e clamorosamente forti a livello fisico, perché se noi andiamo a vedere la fisicità che può avere Sims, che può avere Tucker, che può avere Cabenghele, sono fortissimi sotto quell'aspetto. Sabato ha giocato a un certo punto, scusami, Tucker 2, Parks 3, Sims 4 e Cabenghele. No, era una roba era inaffrontabile, c'era la linea Maginot appena superata la metà campo offensiva per Reggio. No, Reggio deve essere brava, perché Venezia è capace di ondate decise, forti, arriva un maremoto e ti può spazzare via. Reggio deve essere solida, stare lì nel momento di difficoltà,
e la bravura di Reggio deve essere, se prende un break, perché ci sono partite, break eccetera, certo, di non andare sotto di troppi punti, cercare di arginare al meglio possibile, stare solida il più possibile quando arriva l'ondata, perché arriva con una squadra di talento, l'ondata arriva, tu devi essere bravo, anziché andare sotto di 15, andare sotto di 8. E poi dopo a quel punto lì ritorni a macinare, stai lì e fai vedere che tu puoi arrivare l'onda, mi puoi spazzare via, ma io sto qua. E se vuoi vincere la partita, al 40° guardiamo com'è il tabellone. Questa deve essere la forza di Reggio, perché il talento di Venezia gli può permettere di folate in cui anche l'applicazione che sta dimostrando Reggio in queste partite può non bastare, perché il loro talento è debordante in 5 giocatori mentre sono in campo. Reggio a volte, quando ha le rotazioni, può diventare un pochino più prevedibile, perché ha meno talento diffuso in tutta la rosa e nei 10 giocatori che ha, e quindi deve mostrare la parte più forte che ha, la solidità, per stare lì e cercare di arrivare al momento giusto per vincergli la partita. E mettendo pressione a Venezia, come è stato poi in gara 1, perché Venezia poi quel canestro, quelle due triple di Wilshere, la schiacciata di Cabenghele, però abbiamo detto sono stati, Pietro, dei giochi, dei canestri trovati. Canestro di Cabenghele ben giocato, però è stato lì anche un assist di talento, di Parks. Che al volo ha scaricato per Cabenghele, questa è una gran roba, ma Venezia veramente lì non ha dato l'impressione di tatticamente di metterla, di instradarla. Ieri nel terzo quarto il break l'ha creato Spissu, che fino adesso era stato un latitante, che ha la faccia di uno veramente che non vede l'ora che la stagione sia finita, che ha messo due triple, quel runner stupendo sulla linea di fondo difficilissimo, e un sidestep di Heidegger che ha spaccato e si è andato al più 20. Però insomma, va bene, bello, ma non è che Venezia ci abbia travolto tecnicamente, ci ha travolto fisicamente nel primo tempo. Sì, allora, devo dirti la verità, cioè, quello che mi lascia più positivo rispetto a questa serie è la solidità di Reggio, perché quando, vabbè, il primo, gara 1 siamo stati solidi e qua, voglio dire, non ci sono dubbi. Anche giustamente, come dici tu, solidi alla fine, da non farsi impressionare dalla rimonta. Devo dire che in gara 2 però c'è stato, cioè io non ho mai avuto la sensazione che noi avessimo mollato, anche senza quella sparatoria incredibile di Langston Galloway. Beh, 19. Siamo stati fino al 19-21. 21. Meno 21. No, scusami, i punti di Gallo. No, il massimo scatto. Meno 21. Avevo pronosticato meno 21, poi speravo finisse la partita lì per vincere la tappa con gli amici, invece niente. Però devo dire che comunque noi siamo, cioè ci abbiamo sempre provato. Sì. Cioè non l'abbiamo mai data su. Sì. Cioè non siamo tornati in partita perché Galloway ha segnato... Cioè, avremmo potuto, senza Galloway probabilmente avremmo perso senza tornare a meno 6, e questo è scontato, però non abbiamo mai mollato, abbiamo sempre tenuto, tanto è vero che il parziale di fatto l'ha fatto Galloway, certo, ma insieme a difese di Grant, Uglietti che ha dato una mano, poi dopo è arrivato anche, sono arrivati anche altri giocatori che hanno contribuito, e alla fine è venuto fuori quello che è venuto fuori. Però, ecco, Reggio ha dimostrato una solidità mentale che Venezia al momento non ha. Bisogna continuare. Giovedì sera, ragazzi, le prevendite sono ancora aperte, ci sono ancora biglietti in ogni ordine di posto, quindi mi raccomando, veramente è un momento, è la partita più importante della stagione. Io credo fermamente, dopo ne parleremo, che secondo me chi vince gara 3 vince la serie. Io ho questa sensazione, nel senso che è una partita pivotal, come si dice nei playoff. Secondo me Venezia non avrà la forza di vincere gara 4 se Reggio gli dà un bel colpo in gara 3, viceversa farà fatica Reggio a riprendersi dopo essere stato avanti 1-0 da uno 0-2 contro. Quindi, come dice giustamente il banner che Mirko Zucchi ci mostra, tutti al Palabigi, giovedì ore 20, sabato ore 20:45. Per chi non riuscisse a venire al Palabigi, speriamo che siano pochi, giovedì diretta da DAZN Eurosport, sabato diretta da DAZN D-Max, quindi in chiaro sul canale 52. Queste le partite. Però bisogna essere al Palabigi. Sappiamo che le prevendite stanno andando bene, siamo probabilmente molto molto vicini già ai 4.000,
quindi insomma sì, e se dovete, concordo, se dovete venire una volta, venite giovedì, perché è davvero la partita più importante della stagione, veramente importante. Speriamo davvero di poter poi se vinciamo dopo sabato diciamo che è ancora più importante. Questo è il nostro lavoro, cioè, assolutamente. Allora, vedete in sovrimpressione il punteggio delle due semifinali della parte del tabellone che ci interesserà a giugno, diciamo così, cioè a dire Milano, che sta demolendo Trento, ha fatto 65 punti. Mi sono stupito prima perché ho visto 28 di Shavon Shields in 20 minuti, non male. Trento ha fatto quello che doveva fare, vincendo l'altro giorno con una Milano oggettivamente brutta da vedere, Liga molto brutta da vedere, non squadra, anche loro tensioni. Io non lo so se Milano ce Nepi la fa. Era il cambio che non dal 5 Shield e per andare avanti, che se lo dà da solo. Sì. È stata una scena incredibile. No, anche la storia di Beron, ragazzi, è una roba che è l'emblema della stagione. Butti dentro uno senza sapere che lo mettevi dentro, quanto ha giocato? 5 minuti? Non ha giocato di più, avrà giocato almeno un quarto d'ora. E adesso è infortunato di nuovo. Fortunato, stasera non sta giocando neanche Valentine, quindi non gioca stasera alla rotazione, lo tieni fuori. Ha preso un giocatore di 20 giorni fa pagandolo tanto. Insomma, vabbè, comunque, problemi loro. Brescia-Pistoia. Brescia mi sembra a oggi quella che è più focalizzata, però l'altra sera, domenica sera, Pistoia dal meno 23 ha tirato due volte per sorpassare nel quarto-quarto. Un po' quello che stava succedendo ieri sera al Tagliercio. E in quel momento Brescia sembrava completamente addormentata e Pistoia ha giocato il suo basket, cioè due giocatori che tirano tutto quello che gli passa per le mani, ma la partita l'altra sera l'ha cambiata Hawkins con due o tre giocate, quindi l'insospettabile, che li ha riportati piano piano, meno 20, meno 16, meno 10, meno 8, pari due volte il tiro del sorpasso, e poi Brescia con due bombe. Comunque Pistoia è specialista da andare a meno 18 e meno 20 a recuperare, perché ha vinto così sia in casa della Virtus che in casa di Milano. Sì, ma assolutamente. Allo stesso modo, andando sotto di 18-20, ha due giocatori che possono accendersi in una maniera incredibile, la squadra lo sa, accetta anche qualche forzatura da parte loro, quella è proprio la dimostrazione che la chimica delle volte non è la matematica nel giocare a pallacanestro. Sì. Sommare i giocatori buoni non vuol dire avere una squadra buona. L'esempio di Mirotić a me è quello che fa capire meglio questo tipo di esempio. Assolutamente. Leggiamo qualche messaggio poi andiamo nel primo spot. Maglia granata per me, sono messo apposta perché l'avete chiesta, recidivo no, assolutamente scaramantico, io non sono scaramantico, però l'altra sera non ci ho pensato, sinceramente, dico la verità, andare a Tagliercio, ero vestito di granata, vabbè, fa lo stesso, ha portato bene, quindi... Volevi festeggiare la salvezza della Reggiana Calcio? Sì, come Claudio Coldebella ha detto, l'ho fatto in onore del grande Torino, probabilmente, ha ragione. Già scalpito per giovedì, che meraviglia rivedere il Fortino infuocato, davvero. Siamo un po' preoccupanti aver subito tanto ieri con i lunghi a rimbalzo, Cabenghele sembrava mangiarsi in testa Faye e Black. Speriamo di tornare a essere competitivi contro questa felicità. No, però fermo un attimo, Black ieri, primo tempo, non l'ha giocato. Nel secondo tempo Cabenghele ha reso meno, quindi sono Faye sì, ieri ha fatto molta fatica, però insomma ieri Black è stato fatto fuori da un fallo chiamato da Gonella, una roba devastante, un fallo che non esiste neanche probabilmente in promo, come si chiama adesso, e il secondo fallo lo ha tolto dalla partita, è ritornato sostanzialmente nel terzo quarto. Anche un po' fiacchi sugli esterni, ma può essere stata la testa sulla seconda. Liga ti aspettano la grigliata, ci dice Monia. Quindi perfetto, ha giudicato, porto il mandarino. Usiamo il mezzo per la partita con i vostri commenti, sono visibili da qualche parte in streaming, ci dite anche grazie per il commento, me la sono gustata tre volte domenica la partita, con i vostri commenti decisamente meglio. Allora ragazzi, i nostri commenti non sono disponibili sul live ovviamente, qualcuno in questi giorni, più di uno ce l'hanno chiesto, alcuni si stanno attrezzando per sincronizzare l'audio di Teletricolore, Radio R, col banner lo trovate sul sito di Teletricolore, con la partita. Tanto di cappello a chi veramente si mette lì e architetta queste robe, però ovviamente non riusciamo a garantire il commento live della partita, però insomma ci siamo accorti che ci state seguendo in tanti, perché ce l'avete detto davvero. Secondo me oggi la squadra gira meglio con Uglietti rispetto a Weber, anche ieri il break finale è avvenuto con Uglietti e Grant in campo, Grant potrebbe essere l'uomo giusto grazie alla sua fisicità. Allora, su questo messaggio questo è interessante, tutti e due i temi. Sì, comunque dopo ne parliamo. L'unico appunto, ricordiamo che Weber ieri ha giocato perché era gara 2 dei playoff. Probabilmente Briante Weber, se fosse stata una partita di regular season, ieri non avrebbe giocato, comunque avrebbe avuto minuti molto molto limitati, perché ha un problema
dopo a fine gara 1 al tallone, l'avete visto, uscito, sembrava una caviglia, rientrato, è una botta molto forte, ha svolto terapie domenica, ha lottato, ha voluto esserci, ci ha provato con la sua grande carica, però sapete che siamo stati anche critici verso Bryante Weber, ma ieri secondo me bisogna lasciare lì quello che ha fatto Weber, che secondo me non è neanche sfigurato troppo sinceramente, perché ieri veramente era in una condizione fisica che purtroppo non gli permetteva di essere al meglio. Vedremo e speriamo di averlo giovedì al massimo. Primo break pubblicitario, poi andiamo sempre con i vostri messaggi anche a analizzare quello che poi succederà giovedì sera in gara 3. Linea alla regia. Devi demolire la tua auto o acquistare un ricambio? Varini Autodemolizioni, da oltre 50 anni nel settore delle autodemolizioni, pone la massima attenzione alle esigenze del cliente, con impegno, passione e professionalità nel rispetto dell'ambiente. Chiama per informazioni allo 0522 98 91 08. Varini Autodemolizioni, da sempre esperienza e serietà. Autofficina Cigarini e Rivi, centro revisione autoveicoli, furgoni fino a 35 quintali, moto, quad e scooter, servizio gomme e revisioni bombole a metano, salone esposizione e vendita auto da 50 anni a Scandiano. Cigarini e Rivi è al servizio della gentile clientela. Forza Reggiana e forza Pallacanestro! Scopri tutte le varianti degli appetitosi prodotti di Grissinbon. Grissinbon rende tutti più buoni. Cold, tua da 149 euro al mese, con 5 anni di garanzia e 3 anni di assicurazione furto e incendio. Vieni a provarla nelle concessionarie Mitsubishi. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. Di Reggio Emilia, Scandiano e Castellarano. Unispa, distributore di dolcezze, ingrosso specializzato per bar, tabacchi e ristorazione di dolciumi, vini e liquori. Per Reggio Emilia, Parma, Modena e Piacenza. Siamo distributori prodotti Nestlé Perugina e Foodness e Cantina Le Manzane. Unispa, gamma completa di prodotti per la soddisfazione dei nostri clienti. Seconda parte di Basket Time, che apriamo come vedete con i risultati. Milano è avanti 100 a 85, Brescia avanti 46 a 34. La partita di Milano direi che è finita, manca due minuti, adesso a meno di tracolli clamorosi Trento non recupererà, quindi si va 1-1. Anche Trento ha fatto come Reggio, ha fatto quello che doveva fare, vale a dire sbancare l'Unipol Forum, come si chiama adesso, e tornare a Trento con il fattore campo a disposizione. Per entrambe le serie, Venezia Reggio un po' più equilibrata, Milano-Trento comunque a Venezia e a Milano resta il favore del pronostico, ci mancherebbe, e non siamo scaramantici, ragazzi. Al di là della carica è giusto essere molto molto onesti, cioè se Venezia gira due viti ci mette in grande difficoltà, però speriamo di girarle prima noi. Vi volevo coinvolgere su un aspetto, la scelta di Priftis, ripetuta anche in gara 2, di partire con Tariq Black, perché contro Kabenghele
è stato veramente un duello bellissimo da vedere. Ragazzi, noi siamo a... Il Tagliarcio è il posto dove mettono i telecronisti più vicino al campo, quindi siamo veramente... I giocatori ti arrivano addosso quando escono dal campo. Voi non avete idea delle botte che si danno Black e Cabenghele, e non collidono due fuscelli. Cioè, si danno delle botte, anche quando la palla è lontana, impressionante. Cabenghele con Black in gara 1 aveva la faccia di uno che non capiva cosa stesse succedendo. Ecco perché abbiamo detto al telespettatore prima, attenzione a dire primo quarto Cabenghele ha dominato. È vero, ma non c'era Black. Allora, questa scelta può essere la chiave di tutta questa serie? Cioè, vi traduco la domanda con più senso. Dipende questa serie da quanto Black riesce a stare in campo? Questo è un bel tema. Come ho detto nel primo intervento, le prime tre azioni difensive di Black in gara 1 hanno condizionato estremamente tanto la partita di Venezia. Granelli di sabbia al centro dell'area, perché loro sono partiti subito per andare dentro lì e bastonare Reggio. Primi tre tiri ha oscurato la vallata, e dopo per Venezia le certezze sono cominciate a diventare un po' più difficili, in quanto gli esterni potevano ruotare di meno, perché avevamo già il lungo che faceva drop, cioè faceva il portiere, difendeva dentro l'area, e il lungo sul roll andava a finire dentro. In pick and pop difficilmente Cabenghele tira da tre punti, o se lo fa, quantomeno lo togliamo da rimbalzo, glielo farei fare tutto il tempo, ed è per quello che io ogni tanto Brooks, se fossi in spafia, come lungo finto sui blocchi, lo farei aprire per tirare frontale, ma spero non mi senta. Al di là di questo, la mossa mi ha stupito, obiettivamente mi ha stupito, però ragionandoci bene credo che ha voluto mandare un messaggio alla squadra: ok, adesso cambiamo marcia e andiamo sulle certezze. Black ha esperienza, ha giocato più partite di Momo in queste cose, ovviamente, perché l'altro è un ragazzino ancora, nonostante sia molto bravo, e ha voluto mandare un messaggio alla squadra e anche agli altri: adesso anche noi cominciamo a fare sul serio, una cosa di questo tipo. È ovvio che con tutti quegli incidenti che capitano dentro l'area, dove si vedono le scintille fra loro due, tra l'altro decisamente molto corrette, perché giocano di fisico ma giocano correttamente a pallacanestro, almeno loro due sono i due giocatori più corretti, perché gli altri di Venezia mi sono sembrati un pochino meno corretti per certi versi. Adesso ne parliamo. Ma al di là di questo, però la fisicità di Black è diversa rispetto al modo di giocare di Fayet. Fayet è un po' più verticale e dà più fastidio magari in aiuto con le stoppate in queste cose, ma mentre per prendere posizione e far prendere posizione meno profonda al lungo avversario, Black è decisamente superiore a Fayet in questo momento, e credo abbia puntato su quello. Non mi stupirei però che Priftis in gara 3 parta con Fayet. Pietro, sarebbe una scelta importante, posto che Liga, quando è entrato e non era scontato, Momo ha giocato al suo livello, che il suo livello è altissimo, cioè nel senso che ormai ci si aspetta talmente tanto. Esatto. No, però siccome diventa una partita a scacchi e basta spostare qualche granello o qualche mossa per vedere di trovare un terreno su cui la squadra avversaria non è preparata al momento, ripeto, non mi stupirei davanti al pubblico amico se partisse con Fayet. Pietro, è il tema quello della resistenza di Black al duello con Fiondo Cabenghele? Scusa, stavo guardando che Trento intanto sta vincendo di 13 l'ultimo quarto, è arrivato sì, almeno 10. Manca meno di un minuto. Allora, io credo che... No, io mi stupirei molto invece, perché diciamo, conoscendo un po' come ragionano gli allenatori quando fanno una scelta così netta, netta, importante, perché a volte, sai quante volte, no, mi hanno detto facciamo questo, facciamo quell'altro, e poi dopo alla fine invece gli allenatori di un certo livello sono più pragmatici, sono sempre per sì, sono pragmatici e sono sempre anche per la continuità. Se una cosa funziona la teniamo, se non funziona proviamo a farla funzionare. E non è scaramanzia. Così, no? Quindi hai ragione, Liga, mi ha sorpreso molto effettivamente la mossa. Secondo me è stata una necessità di volere una squadra più fisica, no? Perché ricordiamoci, non c'è solamente Black Fayet, ma c'è anche Atkins Killo. E quindi
si è scelto, cioè, l'esperienza, una coppia, diciamo, di due numeri 5, almeno per l'impostazione iniziale, no? Che erano due numeri 5. E lo era anche Atkins. E io penso che ce ne siano tanti di fattori. E ritorno al messaggio di prima della pubblicità, ovvero più Gietti, meno Weber. Io credo che noi per vincere questa serie non potremmo fare a meno di avere Briante e Weber. Giro il messaggio. Mi ha sorpreso il livello di Uglietti che sta molto mettendo anche nei playoff, e questa è una cosa molto positiva. Io ho visto qualcuno che ha detto che ha giocato una brutta gara 1. Per fortuna è stato decisivo in gara 1 quando è entrato. No, beh, ha fatto delle cose importanti. Comunque mi fa molto piacere che stia facendo i playoff molto convincenti. E l'altro pezzo del messaggio era Sasha Grand da 4, se non ricordo male. Anche quello è un bel tema, perché tutti abbiamo negli occhi la difesa di Sasha Grand sul finale su Sims, che non lo ha fatto respirare. Però anche qua io credo che noi per vincere due partite in fila non potremo fare a meno di avere un Atkins convincente. Perché comunque lo avete visto, Atkins in una stagione disgraziata, quasi da dire, ci ha fatto vincere le due partite che noi stavamo per perdere in casa, e questo non è un dettaglio. Quindi la faccia di uno che dopo quello che ha fatto l'altro giorno non mi stupirei se partisse subito forte giovedì, cioè non è che lo sposta molto il rendimento Atkins, nel bene e nel male, cioè non è che prende coraggio da una buona prestazione, ma non è che si lascia demoralizzare da quello che ha fatto l'altra sera, che non definirei una prestazione. E l'ultimo del trittico, che non era citato nel messaggio ma lo cito io, è Michele Vitali. Weber, Vitali e Atkins, secondo me molto passerà da questi tre giocatori, come noi riusciremo, magari non tutti insieme, magari una gara uno, una gara l'altro, come noi riusciremo a portare questa serie a chiudersi in quattro partite verso Reggio Emilia. Vitali, Liga, che nella prima partita ha giocato male, poi ha fatto la difesa decisiva, perché gliene va dato atto. Ha difeso forte, ma non ha giocato bene. L'altra sera non ha preso un tiro in tutto il primo tempo, il primo tiro che ha preso è stato a metà del terzo quarto. Con Smith a poco, Faye a zero, Black condizionato dei falli, Atkins, manco che andare di notte, serviva che Michele provasse a prendersi in mano l'attacco. L'emblema della fiducia al tiro di Vitali è lo 0 su 2 dalla lunetta, è un giocatore decisamente preciso, e se va in lunetta lui e fa 0 su 2 vuol dire che in questo momento la fiducia nelle sue mani per fare canestro collegate con la sua testa non ci sono, la fiducia in questo manca. Ha avuto, a mio avviso, 3 minuti, 4 nel terzo quarto in cui ha provato a mettersi in gara. Ha preso un tiro in uscita molto bene su una rimessa dal fondo che lui è molto bravo a fare, era libero, ha sbagliato, ha riprovato a tirare immediatamente dopo, ha cercato di procurarsi un fallo con le sue, tra virgolette, un po' cose abbondantemente un po' sceneggiate, sempre al limite del fallo, la provocazione e viceversa, e con De Nicolao, con Tucker ci è rimasto nel mezzo. Ha provato e ha fatto un canestro che poi dopo mi sembra l'abbiano dato da 2, mi sembra, però almeno lì mi è sembrato che lui volesse provare a dire ok, adesso bisogna che faccia qualcosa anch'io, c'è bisogno di me, e ha provato a sbloccarsi. Obiettivamente 10 punti in una partita fatti da Vitali possono cambiarci la partita, l'orizzonte in maniera incredibile. Nella partita in cui Smith non ha segnato, i 10 punti di Vitali magari ci avrebbero portato a meno 12 e poi magari nella rimonta arrivi pari. Manca sempre un qualcosina, sono d'accordo con Pietro che i 3 giocatori che ha detto possono essere quelli che mettono i mattoni per tenere unita la casa che può portare alla vittoria. Però di Vitali, insomma, ripeto, mi è piaciuto quello sprazzo perché mi è sembrato che volesse provare a incidere offensivamente. In questo momento si è calato talmente nella parte del gregario che ormai il canestro tante volte
fa fatica a guardarlo. Sì. Difende, sì, bravo a dar la palla nella mezza ruota quando giocano il pick and roll battuta a terra e i lunghi che volano dentro, perché forse è il migliore a dare il pallone, sì, dentro. Sì, sì. Però obiettivamente Reggio ha bisogno di un contributo offensivo, che non vuol dire che debba tirare 20 volte, ma che debba far capire a Venezia che lui è pericoloso e guarda il canestro, cosa che tante volte adesso non fa. Come diciamo sempre, è a volte più importante prenderselo che segnarlo il tiro, perché a volte va proprio preso. Questo è proprio l'esempio corretto, perché tirare non vuol dire segnare, vuol dire mandare un messaggio che io ci sono, magari adesso lo prendo e tiro, la convinzione. In faccia di Vitale in questo momento si legge la preoccupazione che la palla non vada dentro. Sì. Quindi tiri con la paura di sbagliare, non con la fiducia di segnare. Assolutamente sì. È finita a Milano, Milano batte Trento 104-93, si va a Trento sull'1-1. Venezia, viviamo di questo adesso. Brescia avanti con Pistoia, ma solo di 12. In questo momento è iniziato il terzo quarto canestro di Brescia, con un Bilan da soli 2 punti da una parte, con un Mur da soli 3 punti dall'altra e 2 tiri presi. Quindi chiaro che gli spauracchi, poi Bilan ha fatto una super gara 1, sono un po' loro. Ci sono però 11 punti di Jordan Varnado, 9 di Carl Whittle per Pistoia, quindi sta trovando qualcosa in più. Ci state chiedendo in tanti del discorso arbitraggi. Ragazzi, l'arbitraggio, ma perché non ne vogliamo parlare? Ma perché ragazzi, ormai il livello è basso, è molto basso, ma non solo a Reggio. Cioè guardate cosa è successo l'altra sera a Milano in gara 1 con Trento, è basso, basso, basso. L'altra sera, se non ci fosse stato Benis, noi quella partita non l'avremmo portata a casa, perché lui si è preso 2 fischiate che i suoi colleghi hanno rifiutato, e questo è molto grave, perché il fallo di Smith a 1 minuto dalla fine, su Smith, ragazzi, abbiamo sentito il ciocco da noi che eravamo a 20 metri, una roba impressionante. Ieri è stato un brutto arbitraggio, ma generale, nel primo tempo. Nel secondo tempo secondo me hanno fatto bene. È stata una confusione organizzata di Venezia che ha fatto a cazzotti, Reggio è un po' stata contata in piedi, e quindi a un certo punto è vero, è stata 2 o 3 chiamate, dubbi, il fallo di Black, la gomitata di Wilshere la prima occasione, la seconda è stata antisportiva, la seconda lì davanti a noi è stata una gomitata sempre a Vitali, che era un fallo antisportivo anche quello. È un livello basso, ragazzi, basso, basso, basso. Bisogna sperare di avere un capo arbitro come ieri è stato Lanzarini, che ha provato un po' a mettere delle pezze, ha sbagliato anche lui nel primo tempo, ma ha provato a mettere delle pezze agli altri due, e come Begnis ha provato a mettere le pezze a Valzani e Dori, che ragazzi sono una roba oggettivamente di basso livello. Giovedì avremo una terna terrificante, però ragazzi sono condizionabili, e come sono condizionabili dal Tagliercio possono essere condizionabili dal Palabigi, quindi dobbiamo anche essere bravi come pubblico e come squadra a capire che si ha davanti un livello basso. Poi è stato il motivo della sconfitta di ieri? No, no, anche se nulla mi toglie, quel secondo fallo di Black avrebbe cambiato l'inerzia. Però come si dice sempre, sembrano sempre scuse quando si parlano degli arbitri. Ne abbiamo parlato in gara 1 e avevamo vinto. È stato un arbitraggio terrificante. Noi sappiamo che ci sono state delle epurazioni per i playoff. Alcuni arbitri non li vedrete ai playoff, e alcuni arbitri erano quelli che venivano spinti fino a poco tempo fa. Questo fa capire che c'è un grande problema all'interno. C'è da dire a volte che l'energia fisica che produce una squadra quando è decisamente superiore rispetto all'altra squadra, anche se in vantaggio la squadra che ci mette meno energia, esce con le ossa rotte da qualsiasi contatto. Sì. E quindi decisamente, oltre che aver perso la palla e magari subito fallo, viene fischiato a te perché hai una condizione fisica e mentale decisamente diversa di chi ti aggredisce in maniera decisamente più evidente. Sì, sì. Sotto questo aspetto è una legge un pochino dello sport. Poi sul fatto che abbiano fatto delle fischiate decisamente brutte e abbiano a volte usato 2 pesi 2 misure, questo è evidente a tutti, non abbiamo bisogno di andare a sottolineare gli episodi, basta guardare un pochino i primi 2 quarti e ci si rende conto di quello che è successo. Però al di là di quello, molto secondo me viene condizionato, al di là delle topiche o degli errori che possono commettere e sbagliare, dall'atteggiamento di energia positiva che viene messa in campo dalle squadre. E nel primo tempo obiettivamente Venezia ci ha surclassato sotto quell'aspetto, e questo ha evidenziato magari qualche contatto in maniera negativa con qualche fischio a sfavore, ma generato dalla diversa energia che veniva generata nei contatti. Certo. Rossi, Bartoli e Quarta, gli arbitri di giovedì.
Non voglio dire niente. A me non ha mai importato chi c'è a arbitrare e non mi importerà mai, quindi sono quei tre. Ma sai cosa mi dispiace, Liga? Che non ci sia un arbitro di personalità, cioè che nella terna uno un po' più di esperienza. Il Denis, il Lanzarini, il meglio, Paternicone, la sua famiglia. Meglio. Mirko, metti il cartello di gara 3 dei biglietti. Meglio che non ci sia uno di personalità, perché dopo quello che è successo in gara 2 arrivava qui al Palabigi, vedeva il clima e diceva: bene, adesso faccio vedere io che non sono condizionato a differenza di quello che abbiamo visto in gara 1 e gara 2. Sì, però in effetti così diventa poi la politica del sospetto, non va più bene niente, quindi dopo. Quelli sono, quello va bene, cerchiamo di fare del nostro meglio. Il pubblico deve essere un fattore e sotto questo aspetto deve assolutamente essere, far diventare il Palabigi un bel catino e far capire in maniera, credo, corretta e non becera che vuole essere il sesto uomo in campo, e poi dopo speriamo che la terra arbitrale sia in giornata come magari Smith che fa 30 punti. Insomma. Ci dicono che c'è stata una riunione prima dei playoff tra squadra e capo arbitro, eccetera, molto di fuoco, perché sono tutti scontenti di un livello basso. Quindi ragazzi, cioè una volta tocca a noi, una volta a Trento, ragazzi l'altra sera ha subito della roba oggettivamente... Due o tre fischi sono stati terrificanti, da un Tolga Sahin che una volta era uno dei migliori arbitri, adesso sembra che stia aspettando di finire la sua carriera. Quindi insomma è un livello basso generale, molto basso, lo diciamo sempre, poi noi ci scherziamo anche sul discorso quarta, Bartoli, ma sono di basso livello tutti e tre, anche Michele Rossi come primo arbitro, però condizioniamo col pubblico, condizioniamo il fatto con l'ambiente, cerchiamo di restare sul pezzo. Venezia, e adesso attiviamo questo discorso perché andiamo verso poi la chiusura, picchierà come ha fatto in gara 1, in gara 2, oltre il limite. Ecco, una cosa che invece sull'arbitro noi, ripeto, ci scherziamo anche un po' su e calchiamo la mano, quello che invece io non accetto, Liga, è Venezia che gioca sporco, ma non lo sporco da playoff. Cioè Cabenghele Black è una lotta pulita, bella, cattiva, ma pulita. Ci sono dei giocatori che hanno fatto delle porcate inenarrabili. Protestano ogni fischio, non vengono richiamati. Spesso ragazzi ha mandato due volte a quel paese l'arbitro in faccia, non gli hanno detto niente. Cioè ragazzi, quella roba lì, Heidegger ha salutato ben bene Weber quando è uscito dal campo cercando di provocare un po'. Heidegger che Wilcher prende per che la sarà, mano è bravo, Smith. È bravo, Wilcher a me piace perché è un giocatore bravo, però solo a guardarlo per come si muove ogni volta è sempre in mezzo a un qualcosa che sembra al limite fra l'antisportivo, un problema o cosa. Gli altri fisicamente sono debordanti, però obiettivamente gli scontri duri ci sono e anche un pochino provocatori, quello è la cosa che è piaciuta un po' meno. Come ho detto prima, lo scontro Cabenghele Black è bello. Io nell'anno del Covid vidi Milano giocare quando giocò a Bologna, ero proprio a bordo campo e sentivo i rumori che faceva Bentil quando si scontrava contro, e c'era Hopkins e la squadra reggiana che aveva i lunghi dentro che non ricordo, ma si sentivano dei rumori pazzeschi. Mi immagino due fisici alla Bentilo come cosa che deve essere qualcosa di meraviglioso, cioè, essere lì vicino. Noi eravamo lì davanti, cioè siamo abituati ormai a stare a bordo campo a sentire le botte ed è un livello che, guardate, che già solo spostarsi in tribuna non si capisce, ma questi due si stanno veramente picchiando, ma è bello. Cabenghele ride, Black ride, si danno cazzotti. Ieri ha fatto un fallo antisportivo Cabenghele, ma va bene, ci può stare. Insomma. Black non ha aperto bocca. No, Black si è fatto così e poi è andato a tirare i liberi. Cioè, saremo al creatore tutti in questa stanza e anche di là in regia probabilmente. Però, insomma, quello è bello. Ecco, io non accetto l'atteggiamento di Heidegger, non accetto l'atteggiamento di Spiss, un atteggiamento di Tessitori. Quelle sono robe che sinceramente mi hanno fatto un po'... Mi hanno fatto un po' dispiacere, ecco, perché potrebbe sono giocatori che hanno talento. Potrebbe essere un segnale delle insicurezze che in questo momento Venezia ha e prova a appellarsi a tutto per cercare di venire fuori da questo momento in cui si sentono un po' meno sicuri di quello di cui pensavano essere. Ale, una cosa rapidissima prima della pubblicità, volevo dire, prima mi sono dimenticato, ecco, l'aggiustamento che ho visto e secondo me è un po' cambiato gara 2 è vedere Cabenghele che
ha cercato di stare meno dentro in attacco, meno dentro l'area per possibile. Portare fuori Black. Questo ha portato un po' meno di protezione. Ecco, questo è un aspetto, un po' meno di protezione, e a rimbalzo d'attacco il fatto che Kabenghele potesse andare senza, perché un conto è essere attaccato a Black, e allora Black riesce a gestirlo. Se arrivi staccato in corsa, riesci ad andare dove vuoi tu. Ecco, questo aspetto è un aspetto, secondo me, da considerare nel gara. Sì, io me l'aspettavo, che l'avevamo scritto anche ieri mattina, che Venezia portasse fuori Black, e l'ha fatto effettivamente ieri. Però insomma, fa parte di quegli aggiustamenti che nei playoff poi anche Reggio, cosa farà? Cercherà di lavorare in situazioni più statiche contro Kabenghele, con dei tagli, perché ragazzi, Tucker è un giocatore spettacolare, ma non segue un taglio che sia uno, cioè Tucker va per il suo mondo, col suo bellissimo smalto, con la grande spettacolarità, però a difesa è netter lavoro, quindi anche lì bisogna cercare di adattarsi su questi aspetti. Anche ieri Reggio alla fine ai liberi, a rimbalzo, è andata bene. Prima gara 1 addirittura a un certo punto era avanti, poi è finita 38-37 per Venezia, ma Venezia è la prima squadra del campionato a rimbalzo. Ieri 38-35, quindi a rimbalzo Reggio sta reggendo in realtà. Quindi su quello dobbiamo dare atto a Reggio, che sta veramente tenendo il colpo. Qualche messaggio prima del secondo break. Si è visto benissimo in cronaca che l'ha mandato a quel paese, parlavamo di Region Tucker con Spakia. Ieri sera dopo la partita ho letto i commenti appunto riguardanti l'arbitraggio, cosa ne pensate, l'abbiamo detto. Ci chiedono anche cosa ne pensiamo della cessazione della sponsorizzazione della Virtus, e tra un po' ne parleremo, perché quello è sicuramente un tema importante. Facciamo così, secondo break, poi ultimi messaggi, ricordiamo gli appuntamenti, guardiamo anche come sta andando, ma direi che Brescia stavolta ha preso là, cioè anche l'altra sera l'ha preso largo, poi così, quindi bisogna vedere, e poi ultima parte di Basket Time. Noi di Carrozzeria 2S garantiamo una gestione del sinistro dalla A alla Z. Siamo convenzionati con le principali compagnie assicurative, con auto sostitutive gratuite a vostra disposizione e possibilità di cessione del credito per pagamento diretto dall'assicurazione alla carrozzeria. Utilizziamo un ciclo di verniciatura a forno ecosostenibile garantito ben 10 anni. Effettuiamo sostituzioni e riparazioni cristalli. Inoltre, coperture assicurative auto e moto, polizze personali, immobili e prodotti finanziari come piani di accumulo capitale. Facciamo parte della rete Arval e siamo exclusive partner a Cireggiana. Quando hai smesso di credere che tutto fosse possibile? Noah, andiamo! L'attesa è finita. Nuova Kona è qui, Live Unlimited. Scopri nuova Kona Full Hybrid su Hyundai.it e negli showroom Hyundai. Ottica Davoli a Cavriago è la giusta armonia tra professionalità e cortesia. Le migliori marche di occhiali da sole, da vista e lenti a contatto. Il nostro laboratorio è attrezzato con le migliori tecnologie, come il Vision Office per le nuove lenti progressive Varilux 4D. Una visione oltre ogni limite. Ottica Davoli, in centro a Cavriago, in via della Repubblica. Lunedì, chiusura completa. A Reggio Emilia, il bene mette radici. Il gruppo Onoranze Funebri Croce Verde è al servizio della comunità con 9 sedi e la casa funeraria di Reggio Emilia. In città e in Appennino offre servizi e spazi per dare l'ultimo saluto a chi amiamo. Un servizio funebre con croce verde è un gesto d'amore. Tutti i proventi sono devoluti alla pubblica assistenza. Chiamalo 0522 3200 o visita il sito web. Autogruste moventi elettriche da 2 a 45 tonnellate, anche senza operatore. Ralla elettrica per spostamento macchinari da 50 tonnellate. Cavalca Autogru, da oltre 60 anni con voi, per sollevarvi dai problemi. Cavalca Autogru, a Bagnolo in Piano, Reggio Emilia. www.cavalcagru.it. Conad Superstore Le Querce e Cavriago, uniti nella passione. Brr, che fratca che da Inter. Atleva de te c'è merca bassi a fare il capotto. Ma perché? Se mi so fare anche il paltò? Mo se capì, sono quei rivestimenti per il caldo e per il freddo. Dal ca? Sì, ma non fa mica solo cappotti.
Fa anche case, chiese, palazzi e aziende. Mo le vera, gli al disnacchi la sua pubblicità. E allora? Allora, a kvac subet, a kse io bele finì anche il patin fred. Pittori Cavassi, una scelta sicura per essere soddisfatti. Fregni e Raggi, i professionisti del gas auto. Installa ora un impianto GPL o metano di ultima tecnologia. Risparmi oltre il 50% e non hai limitazioni alla circolazione. Installazione e riparazione, impianti BRC e Landi. Revisione bombole e montaggio ganci traino. Ci trovi a Bagnolo in Piano. Chiamalo 0522 95 25 38 o visita il sito fregnieraggi.it. Ultima parte di Basket Time con ancora qualche vostro messaggio. Ciao ragazzi, le prossime due portiamo alle partite che le prossime due le portiamo a casa, probabilmente manca a casa. Le partite che contavano quest'anno le abbiamo portate a casa, in particolare in casa. Secondo voi Brooks sarebbe un buon acquisto per la stagione 21? Ci chiede Claudio. Beh, insomma, Brooks quest'anno penso che sia in uscita, finisca il contratto con Venezia. Se questa è la gestione di Brooks e dovesse restare Spachia, ci dicono che o resta Spachia o resta Spissu, ok, uno dei due, e poi bisogna vedere come finisce, perché se va fuori 3-1 con Reggio, secondo me non resta nessuno dei due, però sicuramente da italiano Liga non sarebbe un brutto giocatore. Assolutamente no, sicuramente più 4 di Atkins. Sì, anche perché guardando il rendimento di Atkins sono convinto che Brooks comunque i suoi fulgori li ha già avuti, è comunque un giocatore che è in parabola, certo, discendente, però sicuramente sarebbe un giocatore più 4 di Atkins se paragoniamo alla nostra squadra, però secondo me è un giocatore che ha delle pretese di stipendio decisamente alte ancora rispetto al valore che in questo momento secondo me ha in mezzo al campo. 34 li ha già fatti quest'anno. Però ripeto, se integro rimane comunque un bel giocatore, secondo me da 20-25 minuti ormai non di più. Altri messaggi, giovedì con gli arbitri siamo messi meglio, l'abbiamo detto, no, andiamo di notte, però insomma vediamo. Probabilità di avere Black l'anno prossimo alta? No, alta no. alta no. Probabilità di averlo, allora, ci dicono che Black stia molto bene qua, molto molto bene, tanto che addirittura si vuole godere anche un po' di vacanza dopo la fine della stagione qui. Da qui a che resti. Qui inteso, cioè, Basket Time, qui in questo studio. A Novellara o a... No, cioè, chissà, lo prendo no, in palestra. No, non vacanza qui, è vacanza, insomma, restare qui. Però, insomma, Black probabilmente dipende anche come finirà, perché se Reggio andasse in semifinale, Black gioca la partita che ha fatto a gara 1, ragazzi, non è che le squadre di Eurolega dicono dov'è Black sparito o dov'è finito. Lo vengono immediatamente a chiedergli, scusa, ti va di venire a fare un'altra Eurolega, casomai da uomo specialista, entrare non tutte le partite, eccetera, cioè giocare solo l'Eurolega. Ragazzi, Black è un giocatore che, insomma, avete visto, Cabenghele, il primo quarto di gara 1, aveva la faccia di uno che era stato pestato di botte, cioè gli è rimbalzato con Cabenghele, mica Hopkins, per parlare di gente che non c'è più, che è filiforme, eccetera. Questo è un giocatore che, insomma, è inavvicinabile quando a un certo livello, e lo stiamo vedendo, quindi molto complicato. Secondo me questa squadra si proverà a tenere alcuni tasselli di questa squadra perché si vuole dare continuità il prossimo anno, quindi. Ma cosa ci fa Buva in A2 illegale in quella categoria? Facciamoci un pensierino per l'anno prossimo. Ma Buva, ci dicono che però è andato in A2 non per caso, insomma, a Verona sta facendo grandi cose, ma non c'è andato per caso, cioè diciamo che la sua idea era di finire la stagione con tranquillità, perché da quello che sapevamo, insomma, non è che abbia questa gran voglia di giocare 2-3 volte a settimana, sbattersi, eccetera. Poi resta un signor giocatore assolutamente. Io metterei Black e Faye insieme, secondo me non ci stanno assolutamente, sono proprio 2-5, non so lì cosa dici, sono 2-5. Col gioco che si sviluppa adesso, 2-5 così... No, come fai? Abbiamo i portieri in mezzo all'area, tutti dentro, e chi tira, cioè, il 4 e il 5 non pericolosi dall'arco dei tre punti, adesso come adesso, col modo di giocare che c'è, credo sia decisamente impegnativo da affrontare.
ciò non toglie che devi pensare anche che devi marcare dall'altra parte, uno dei due deve seguire un Sims che è molto più veloce o una roba di questo, o Wilger che esce e ti porta in giro avanti e indietro, da perché se tu non vai fuori sui tre punti, questo in due secondi si è già preso una tripla. Ha avuto un attimo, quindi non abbiamo un problema solo offensivo, ma si innesca anche un problema difensivo. Wilger ha avuto un attimo dove è stato bellissimo vederlo tirare, perché ha ricevuto altezza faccia, non ha tirato giù la palla dalla faccia, l'ha alzata, ha tirato. Cioè, una roba bellissima, proprio uno che è fatto per fare quella roba lì. Dicevi, Pietro, scusa. No, è un problema, secondo me, sia in attacco che in difesa. In attacco troppo piccolo il campo, e in difesa lo potresti fare solo se non avessi dall'altra parte 2-4 che tirano entrambi da 3. Tra l'altro uno, diciamo, Wisher tira da 3 anche bene. Sì. Molto bene, molto bene. La sconfitta di ieri, nella sconfitta di ieri hanno inciso molti tiri liberi sbagliati che ci avrebbero portato avanti. Sì, ieri è stato veramente uno stilicidio, liberi meno del 40%, meno del 50% aveva un certo punto Reggio. Zona 1-3-1 sarebbe applicabile, ma a momenti Reggio tra l'altro l'ha fatta qualche volta, ha avuto delle zone, delle 1-3-1 particolari, però insomma non in situazioni continuative ovviamente, non è che possiamo piazzarci a zona 25 minuti, 30 minuti, eccetera, quindi insomma vedremo quello che sarà. Allora, ci chiedete anche la nostra impressione sul discorso del giorno, che è quello relativo alla comunicazione del gruppo, del fondo che ha acquisito l'azienda Segafredo, di dire stop con la sponsorizzazione del basket. Allora ragazzi, non cambia niente, nel senso che semplicemente hanno detto al signor Zanetti, il fondo che ha acquisito l'industria, l'azienda, che quei soldi lì sono un po' troppi. Ma Zanetti, infatti poche ore dopo, poi ha chiarito immediatamente, aveva già da tempo, perché questa cosa si sapeva già da qualche mese, il piano B, vale a dire CRIF, che è il gruppo Cribis che è entrato l'anno scorso, un gruppo enorme di Bologna, che praticamente metterà quello che Segafredo non mette più. Quindi a livello di budget rimaniamo assolutamente lì. Il gioco interessante sarà capire tra 1, 2, 3, ma secondo me, da quello che sappiamo, più 1, 2, quando uscirà completamente Zanetti, quando CRIF dovrà mettere tutte le quote che metteva adesso Zanetti anche come persona, lì diventa tosta per la Virtus, perché lì, allora, CRIF vuole tenere un livello alto, il prossimo anno cambieranno anche allocazione della Virtus Arena, non togliamo Segafredo, a questo punto la Segafredo non ci sarà più neanche come denominazione, non sarà più alle fiere, ma sarà in un'altra zona. Ci sarà un grande cambio di roster, da quello che sappiamo, quindi giocatori come Mascolo, Abbas, Miki, probabilmente uno tra Lundberg e Cordinier, o forse tutti e due, saranno allontanati. Quindi ragazzi, il prossimo anno è un anno tosto per la Virtus. Poi è chiaro che le dinamiche del mercato, lo sapete, sono infinite. Casomai adesso che si sente questa notizia, arriva il grande gruppo e dice io ti do 5 milioni, resta sia Lundberg che Cordinier. Secondo me Abbas resterà, perché io non credo che Abbas venga mandato via, un italiano, tosto, eccetera. Su Mascolo, va bene, cambia niente se Mascolo viene via. Secondo me cambia molto se andrà via Cordinier. Però sì, Cordinier è un top Eurolega. Cioè, intorno alla Virtus, però adesso poi questa comunicazione sarà anche stata tecnica. Però purtroppo tirano brutta aria. Cioè, tirano brutta aria dal punto di vista di prospettive. Nel senso che Zanetti, cioè, se va via Zanetti, secondo me si fa fatica a mantenere un livello di questo tipo. Cioè, Zanetti ha dato alla Virtus in questi anni una prospettiva che senza era impossibile. E non parlo solamente di investimenti nel roster. Pensiamo a quello che ha fatto la Segafredo Arena. Cioè, per fare la Segafredo Arena, cioè, ci vuole una convinzione e probabilmente anche dei mezzi economici, non solo, e non solo, perché non è semplice trovare anche un posto da piazzare in una città come Bologna, notevole. Quindi io sinceramente sarei molto dispiaciuto, perché sarebbe un impoverimento di un basket italiano che con una Virtus come questi anni invece è stato di altissimo livello. Cioè, noi avevamo due squadre
di livello top in Europa. Top in Europa, cioè avevamo Teodosic fino all'altro ieri, avevamo una Virtus seconda in Eurolega ieri. Sì, sì. Cioè, purtroppo mi pare di capire, cioè, allora purtroppo, intanto la prima cosa del purtroppo è che il basket italiano per avere questi livelli ha bisogno di Magnati, Armani e Zanetti. E mi pare di capire che ci sia uno dei due che si sia un po' stancato. Sì, no, 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 cioè, non è che si è stancato lui. Diciamo che lui, se fosse per lui, schiancia tutti gli anni e gli piace. Lui ha sempre la mira del calcio, eh. Però avete visto, adesso sì, non può andare a rilevare il buono a calcio, adesso non è lo giusto. No, un diamante, cioè a livello anche di mercato sarebbe folle. Però è che adesso non comanda più lui nella sua azienda, comanda il fondo. E il fondo gli ha detto, la passione va bene, ma per te ci metti troppi soldi, quindi calare. Il fatto di aver trovato Kriff non è male per la Virtus, però Kriff, ragazzi, i top di Eurolega mettono 60 milioni o di più, Real, eccetera. Di budget. Di budget. La Virtus ne ha messi 28-30, non ci arriveranno mai a quel livello, ma oggi 28-30 per il fondo sono troppi. Kriff ha detto, noi ti garantiamo che ti aiutiamo, ma tu resti, se Zanetti esce, Kriff non so cosa farà. Casomai dice, ok, io te ne metto però 15, che per l'Italia vuol dire essere secondo budget, eh? Sì, però chiariamo, non è che li mettono tutti loro, cioè certo, solo è il totale del budget, poi una parte è coperta da sponsor, botteghino, eccetera, sì, eccetera. Sì. Soprattutto resto... sponsor, perché non pensate che la Virtus abbia un monte sponsor come Reggio, come Napoli, eccetera. Cioè, il gruppo Penske, che è quello delle macchine, quasi 1 milione alla Virtus, sono cifre veramente enormi, però insomma, questo è il mondo Virtus, però sono che cambierà anche sponsor tecnico, vediamo anche questa notizia sulla Virtus, e anche lì darà quello che entrerà, darà adesso è Macron, sì, e quello che entrerà darà 5 volte in più da quello che sappiamo, però penso che non si sia ancora saputo, quindi non voglio aver bruciato la persona che me l'ha detto. E detto ciò, insomma, la Virtus non adesso, ma probabilmente tra un anno, due, tre, probabilmente dovrà affrontare qualche sconvolgimento. Vedremo a livello tecnico quello che affronterà quest'estate, perché se è vero che si vuole rifare un po' il roster, insomma, il chilometraggio di alcuni avanza. Insomma, vediamo quello che sarà. Ma noi abbiamo altri problemi. Sono Granata, Oro Granata, e arrivano giovedì sera a voler saccheggiare il Palabigi. E allora cosa facciamo? Andiamo al Palabigi. Eccolo qua. Ore 20 e... Ore 20 e esatte. 00, 00, 00, esatto. Perdonateci, ma questi giorni siamo un po'... Il bello dei playoff è che ti diverti, ma siamo un po' frastornati tra viaggi, eccetera. Ore 20 e 00 al Palabigi contro Venezia. Gara 3. E c'è il discorso anche dell'MVP. Avete visto che oggi sono usciti i primi 7 giocatori. Liga, sei d'accordo che i finalisti siano Schengelia, Tucker e Bellinelli? Guarda, su Bellinelli per me un giocatore è stato talmente decisivo che non vedo il perché non venga possa essere dato a lui. Sinceramente vedo meglio Schengelia di Tucker. Anche secondo senza me. Ombra di dubbio. Se devo dire la verità, deve essere un gioco a due fra i due giocatori della Virtus. Non ero d'accordo sul fatto di mettere Shavon Shields, non ero d'accordo neanche sul fatto di mettere Melli, nonostante insomma adori come tipo di giocatore entrambi, perché obiettivamente non hanno dato quell'idea di essere così superiori e da essere proclamati MVP. Io comunque andrei, va bene, Schengelio o Bellinelli. Però posso dire una cosa? Anche Schengelio andrei, ragazzi, cioè... Mentre secondo me ha senso dare adesso il premio del miglior giovane italiano, il miglior difensore, eccetera, eccetera, l'MVP vero si dà dopo le finali, secondo me, cioè alla fine. Però cioè, anche in NBA si dà per la regular season. No, certo, però sei d'accordo con me che, cioè, mettiamo che adesso vinca Schengelia, no? E poi dopo Shavon Shield in 5 partite vince da solo le finali. Ma non è le finali. No, certo, però dico, quello è stato sì, l'MVP però parlano, no, del però campionato. Però MVP, ecco, del MVP della stagione e del campionato. Sì, poi sì, è chiaro che MVP delle finali, se ci pensi, l'anno scorso l'ha andato ad Atome perché ha giocato bene gara 5.
Quindi l'MVP delle finali è molto relativo. Se andavi a vedere l'annata, certo, da Tommy non era l'MVP dell'annata. Quindi sono, parte un campionato diverso, Pietro, quando si cominciano i playoff. Ricordo perfettamente quando venne eletto Karl Malone, che poi dopo prese 4-2 da Chicago, e tutti dissero: ah, beh, era sempre Jordan l'MVP, perché è stato dato, chiaro, a Karl Malone. È sempre quel dubbio che ci rimane. È ovvio che... Vedi però... No, cioè, sono d'accordo. Noi ce lo ricordiamo. Ce lo ricordiamo. Ero anche d'accordo che fosse Karl Malone, anche se obiettivamente metà delle sue MVP era per il piccoletto numero 12 che gli dava la palla tutte le volte. Però obiettivamente, guarda, io darei Shengelia, perché vedere Shengelia giocare quando riceve spalle a canestro e da lì partiva il click che si muoveva tutto l'attacco della Virtus, vuol dire che al di là delle capacità sue di giocare, è un giocatore che riesce a far giocare bene la squadra e non, no, è per niente egoista. No, sono d'accordo, anche perché... Però vedete che genera comunque dibattito questa Bologna, cosa, alla fine piace. Io ti ricordo, l'ho detto la scorsa volta, mi sono dimenticato di fare il bracket su Facebook, però avevo detto in telecronaca che secondo me la finale sarà Brescia-Bologna e vincerà Bologna, quindi... Shengelia MVP, si va di d'accordo, non vince Prosecco. Beh, adesso mi ha detto Robby che in realtà Europa, allora io ho partecipato, ho scritto anch'io al bracket e mi ha detto Robby dell'Europa che in realtà il vino adesso vediamo. Vabbè, certo, lo paghi, te lo dai, non è che te lo nega, ci mancherebbe altro. Però insomma, guardate, più di 200 bracket, maledetti voi, no, scherzi a parte, che adesso vanno tutti sbobinati, però insomma, ci fa piacere che al di là di quello si sta creando finalmente, dopo tanto tempo, un entusiasmo di cui la piazza reggiana aveva realmente, certo, bisogno, certo, dopo tanti anni faticosi, a parte il cameo dell'annata con Kaia, che fece i playoff con una squadra obiettivamente particolarmente poco performante, ma decisamente nel senso di qualità, però giocava benissimo. Però hai visto che alcuni altri giocatori, tipo lo stesso Crawford, eccetera, sono giocatori che poi hanno fatto molto bene. Beh, obiettivamente, però lui è riuscito a far quadrare il conto, sì, e sì, tutto quanto. Però dopo tante annate così, in questo momento c'è quell'adrenalina, quell'entusiasmo. Se tu metti in campo un giochino sul bracket, secondo te vuoi che la gente non partecipi? No, ma infatti... Avrebbe partecipato lo stesso anche se eri penultimo, guarda. Ce ne siamo accorti. Dita a Zanetti che se vuole entrare nel calcio è sempre la reggiana. Cosa ne pensate di Snead, di Brindisi? A me piace, sinceramente, ma Snead... è un giocatore che piace. Snead per noi l'anno prossimo? Sì. No, dai, troppo poco educato dal punto di vista tecnico. Non lo vedo qua. Sì, hai avuto Harvey per 4 mesi. Come educazione. Ma educazione o educato tecnicamente? Perché Harvey tecnicamente era educato. Perché uno che chieda permesso quando entra al palazzetto. Dai, no, ragazzi, dai, insomma. No. Cioè, tu lo prenderesti? A me Snead non dispiace, come senso straniero. È chiaro che in questo momento, se prendi il giocatore in sé, è un giocatore che ha capacità, però diventa veramente difficile riuscire a capire. Sembrano quasi le figurine, ti piace? Bravo. Sì, è bravo. Cioè, sai sì, cosa invece no, a me? Però dal punto di vista tecnico, fisico, è un super giocatore. Sì. Però cioè, te lo ricordi quando è venuto al Bigi? Il primo tempo e il secondo tempo, secondo te era lo stesso giocatore c'era suo fratello? Ho capito, ma è una partita, però ha fatto una bellissima stagione in una squadra che era una derelitta. Ecco, la cosa che a me fa sempre pensare è che se sei il leader o quasi di una squadra che è retrocessa, vuol dire che qualcosa anche tu hai. Ecco, quello mio, ho dei dubbi. Cioè io sono un po' restio ad andare a prendere il giocatore di una squadra che retrocede. Ma guarda, è il classico gioco, io l'avevo detto che quello era bravo, prendiamolo, oppure quello lì... è il classico gioco estivo. A livello tecnico ci sono tanti giocatori decisamente bravi che magari dici adesso se fossi per me prendiamo quello, ma in realtà finché Reggio non ha realmente capito chi tenere e chi confermare, esatto, è un giochino che lascia che il tempo che trova, perché ad esempio ci sono dei giocatori buonissimi, ad esempio Charlie Muro, Peyton Willis di Pistoia, sono giocatori obiettivamente che hanno dato tantissimo, li prenderesti in una squadra, nella tua squadra li prenderesti? Anche perché li hai visti giocare in un sistema dove erano selvatici, se li metti dentro risposta, un sistema. Sì. Moore mai, Willis sì. Però come dicevi lì hanno le chiavi guidate, andate in una struttura dove ci sono altri 10 giocatori, che è una squadra che punta più in alto, io qualche domanda me la faccio. Nonostante Peyton Willis sia decisamente bravo e mi piaccia più di Moore. È il discorso di Lesevicius, cioè un giocatore che
avete visto cosa ha fatto a Treviso? Di fatto ha salvato Treviso. Sì. Però è chiaro che in una squadra dove sei prima opzione o comunque non si scandalizza nessuno se prendi 5 tiri in un quarto o in 6 azioni, come è successo, è una cosa. È una squadra dove magari c'hai Jamar Smith, dove c'hai Galloway o comunque giocatore di questo sotto canestro, c'hai Black, è più difficile prendere 5 tiri in 6 azioni. È il classico bel gioco, te l'avevo detto io che avevo detto quelli lo prendiamo. Vita infatti, va detto era breve. Però diventa il gioco dei giornali, avevamo detto, noi l'avevamo detto, però in realtà se vai a vedere avevano detto 40 nomi assieme a quello, l'hanno preso, ma li hanno detti tutti. Granata dovrebbe essere il colore sportivo di Reggio Emilia, non di Venezia. Vabbè, ma è colpa nostra se è anche di Venezia, cioè lo sono da prima delle squadre di calcio loro Granata. Quindi ci mancherebbe, noi teniamo fede al Granata reggiano che ci piace di più, anche se è lo stesso Pantone. Galloway rimane una big chiama, vedremo quest'estate. Anche Galloway è un giocatore che qua sta molto bene, è chiaro che bisognerà andare anche a parlare di un accordo economico che quest'anno oggettivamente è stato, rispetto al valore del giocatore, un colpaccio esagerato, perché Galloway prende meno, passiamoci il termine, di tantissimi giocatori meno performanti di lui, capito? Prende veramente meno, molto meno, e quindi il prossimo anno è chiaro che Galloway, adesso che si è misurato con la Serie A, ti ha fatto vedere che è il secondo miglior marcatore, ha 15 punti da Charlie Moore, è il giocatore che ti ha fatto vedere che, insomma, ieri ha fatto un quarto oggettivamente pazzesco, anche ai playoff, adesso è migliorato anche in difesa Galloway. Gara 1 in difesa è stata la migliore che ho visto fare a Galloway da quando l'ho visto giocare a Reggio. Cioè che questo giocatore che ha fatto di tutto, ha giocato finale NBA, venga qua e si impegna a migliorare in un fondamentale come ha fatto, dimostra che giocatore perché, è. Perché, ripeto, in gara 1 a me è piaciuto molto, nonostante abbia fatto 18 punti in gara 1, a me è piaciuto molto di più in fase difensiva, sulle rotazioni e sulle linee di passaggio, è stato veramente, veramente bravo. È uno di quelli che, secondo me, a livello di applicazione difensiva, ha fatto quadrare quei movimenti per rompere gli ingranaggi di Venezia. E quindi vedremo, insomma, si farà un ragionamento al termine della stagione, sicuramente con Langston Galloway. Abbiamo detto anche che dipenderà probabilmente cosa Reggio vorrà fare col playmaker, perché sono due ruoli molto collegati. È chiaro che il Galloway di inizio stagione e il Galloway di adesso sono due Galloway diversi. E adesso, se non è inizio stagione, ha una big di Eurolega, nonostante gli spauracchi che ci sono stati, poi insomma nessuno lo ha veramente cercato, aveva forse più aveva meno senso. Adesso in una big di un certo tipo io non credo di Eurolega alta, per un discorso fisico, per un discorso di attitudine, per un discorso anche di, insomma, di cosa può darti, cioè qua fa fatica a fare la combo, non lo so, però è chiaro che arriva una squadra di un paese dove si sta bene, anche non so, uno Žalgiris ti dice vieni a fare il sesto, settimo straniero e a giocare 10-15 minuti in Eurolega. Io penso che conta anche la qualità della vita. Ecco, secondo me Galloway non va al Maccabi, per dirvi, ecco, questo no. Hai ragione, Ale, anche secondo me Galloway in Eurolega farebbe fatica, perché non ha quel, ovviamente ha talento realizzativo, ma in quello spot le squadre di Eurolega cercano talento realizzativo abbinato a solidità difensiva, perché la palla in mano ce l'hanno altri. È vero anche, come hai detto tu, che quest'anno ci sono Cassius Robertson e Rivers in Eurolega, cioè c'è una fascia di Eurolega bassa che effettivamente potrebbe anche accontentarsi di Galloway. Assolutamente sì. Va bene ragazzi, ore 20, giovedì, gara 3. Andiamo al Palabigi, tutti al Palabigi. Gara 4, ore 20:45 di... Pensare. Sabato 18, vabbè, bisogna pensarci. Allora, la gara più importante è giovedì. È giovedì. Poi vediamo, sarà la gara più importante sabato, speriamo di sì. Faremo uno speciale venerdì nel dirvi che la gara più importante dell'anno sarà sabato. Però ragazzi, giovedì è probabilmente la pivotal, come dicono in NBA, l'abbiamo detto, quella che gira la serie. Quindi rendiamo il Palabigi un inferno sportivo, la correttezza è fondamentale, perché Venezia ha protestato eccetera, ma il pubblico è sempre stato molto corretto, quindi da questo punto di vista ci raccomandiamo, adesso ci mancherebbe altro, però rendiamo il Palabigi un catino bollente, facciamo paura a Venezia, mettiamoci quello che possiamo e fidiamoci di questa squadra, perché in casa quest'anno veramente non ha mai deluso. E arriviamo qui con il fattore campo, una cosa che fino a una settimana fa
probabilmente non ci saremmo aspettati. Allora andiamo al Palabegi, state rispondendo già in tanti, cerchiamo di riempirlo ancora di più, sia per gara 3 che per gara 4, che vi ricordo sarà alle ore 20.45 di sabato, con diretta anche su D-Max, vale a dire in chiaro. Grazie ad Andrea Ligabue. Grazie a voi. Grazie a Pietro Chierici. Ciao, a giovedì. Appuntamento a giovedì per la radiocronaca diretta. Se volete mettete in correlazione, come hanno detto, Eurosport o DAZN e la nostra radiocronaca, così avete la telecronaca tifosa, come si dice, e poi ci rivediamo anche sabato sera. Ci risentiamo anche sabato sera. Speriamo per dirvi che settimana prossima si inizia qualcosa di grande e non per dirvi che ieri sera siamo andati al Tagliercio. Grazie anche a Mirko Zucchi in regia, l'appuntamento a giovedì sera con gara 3. Grazie e buonanotte.